Pronti? Ok, ci siamo. Oggi Shock Troopers Second Squad, il secondo capitolo di Shock Trooper, perché non l'uno, perché l'uno è un po' lunghetto, però il due è molto bello perché ha delle caratteristiche uniche, tipo gli sprite pre-renderizzati, che vabbè io preferisco quelli normali. Comunque, senza indugio, voi già vedete l'illustrazione, avviamo, se tutto va bene. Siamo nel 1998, Shock Troopers, sviluppato da Saurus, ecco appunto la scritta, e che è una, diciamo, un branchia seconda, no, Come un, come posso dire, un sussidiario, come c'è scritto, di SNK, che ha fatto un sacco di giochi, tra cui ha lavorato assieme all'SNK per magari un paio di Samurai Showdown, ha dato Fighting Gear II, Last Blade, Ragnagard, quello il picchiaduro degli dèi, insomma. Second Squad. Tanto che parlavo non vi ho fatto capire la trama, ma c'è poco da dire. Questa associazione, la Daio, vuole soverchiare il governo mondiale. Tanto metto critico, non voglio spoilerare la prima traccia. E sta questa truppe d'assalto, letteralmente Shock Troopers, diciamo, risolve la situa. E molto bella la prima soundtrack, adesso ci arriviamo e vediamo il tutorial. Niente, colpo A d'avvicinamento, cioè sia melee che no, se tu tieni premuto permane la direzione come nel primo capitolo. Poi il primo capitolo c'aveva più route e c'erano 8 personaggi, potevi scegliere più di uno e cambiarlo al momento. Invece qua si usano 4 personaggi prestabiliti, la possibilità di guidare i veicoli come su Metal Slug e farli distruggerli come su Metal Slug, appunto. Cosa succedeva se prendevi tutte le lettere? Niente, bonus. Ecco, abbiamo 4 personaggi con varie caratteristiche. Il mio preferito era Toy, appunto. Però è abbastanza. Preferirei Angel, che è più equilibrata. Allora, let's go. Ready Boys, ascoltiamo Worldwide Connection, la prima traccia bellissima. E 1, 2, 3. La lettera che non ci serviva, io devo comporre la parola Arms. Orca fischia. Qua non mi dovrebbe colpire. Esatto, lei non bisogna colpirla come quella di Metal Slug, saltiamo sul vehicles. Aveva dei carri, se non sbaglio. Musiche di Masaki Kase, cos'è che aveva fatto? Non mi ricordo, l'avevo letto prima, ma è bellissima questa Worldwide Connection, se uno volesse riascoltarla poi. No, ho preso una lettera sbagliata, niente. Ecco,
fulminato. Molto bella anche la canzone del boss, Pale Killer. Eccola. Questa mi piaceva un botto. Si può distruggere direttamente il convoglio, però noi facciamo le cose per bene. Intanto vado sulla chat che no, come al solito l'attivo sempre in ritardo. Ah, qui c'era da scegliere. No, andiamo qua. Tanto che leggo, voglio uno simulatore di un giorno qualsiasi nel Texas. Perfetto. Recovery operation, non so di cosa. Andiamo. Adesso non so capito se c'ha il taser o spara qualcosa di gas. Ok, non so. No, no, per un attimo non sono riuscito. Oh, stavo guidando al contrario. Questa fa la mossa che gira, me lo ricordavo ovviamente. Questo lancia fiamme, però ah no, è per il personaggio. Oh, via via via. Comunque adesso i prossimi messaggi li riesco a leggere bene. Li stavo leggendo dallo schermo piccolo del cellulare. Invece adesso ho la chat proprio grande. Allora, oh, ah, ce l'ho. Arms, perfetto. Power stock. Sì, il 2 mi piaceva un po' di più da piccolo perché era un po' più futuristico, però ripensandoci l'1 è molto bello. C'erano anche un sacco di personaggi, appunto i 3 route da seguire con diversi livelli. Anche qua abbiamo scelto un livello, ma c'è solo questo da cambiare. C'è solo qualche bivio ogni tanto. Ah, già sono morto. Qui c'è uno sparo massimo. Nell'uno c'è anche la capriola. Che molti speedrunner usavano proprio per skippare sezioni intere. Ah, io questo proprio non ci ho capito niente. Perché tolgono questi maledetti? No, ho perso tutto. No, c'era quella da salvare, vabbè. Ok. Sì, questo che puoi tenere premuto ma consuma munizioni. Chi arriva? Wow.
tutto questo per fare niente. Non mi ricordavo questi rallentamenti, sarà l'emulazione, non lo so. Forse mai nella prossima stagione giochiamo all'uno con vari route, vediamo. Ormai quest'estate ho fatto questa selection. Quindi, ah, si apre la nave, giustamente. Let's go. Ah, c'era la sezione sul gommone, fighissimo. Non mi ricordavo assolutamente. Oh, bella anche questa di canzone. Cosa fa questo? Dai, è in mezzo. Cavolo, ma se... ah, perché sarebbe che lo dovrei giocare girandogli intorno. Non si capisce la hitbox, cioè dov'è la testa, perché tanto essendo in prospettiva. No, mi sono incastrato qui. Porca miseria. Ah. Dai, macciaccato così. Sì, questo lo puoi trovare anche su Steam, ho scoperto, e poi è uscito anche per la Virtual Console della Wii. Dopo non ci sono state collection particolari. Con la resistenza, chi è? No, poverino. E la Dio sta facendo un macello. Niente la gita, che non è troppo efficace, solo la mossa speciale è forte. Devo andare giù? Sì. Comunque il fatto che sia tutto renderizzato, non so, almeno fate questo sprite qui. No, maledetti bastardi. A parte appunto gli artwork quando appaiono, non è, secondo me non sono gli sprite, non sono dell'ideale, sono più belli quando li disegni, perché se tu li pre-renderizzi come se fosse un disegno scannerizzato, non so come spiegarlo,
Invece facendolo pixel per pixel puoi anche inventarti delle sintesi per fare le sfumature o cose varie. Poi si possono anche pre-renderizzare persone vere, come nel caso di Mortal Kombat. Ciao, nuovo. Sì, relativamente nuovo. Mi sono messo a fare questo progetto per retro gaming soprattutto e non, e volevo condividere un po' di quello che ho. No, questo è un teschio che ho giocato da piccolo e mi era piaciuto molto, e insomma un po' della mia conoscenza. Allora ho cominciato questo format estivo per vedere un po' di giochi arcade della sala giochi con l'emulatore del MAME, fondamentalmente. Quindi per ora il progetto è fino a fine agosto fare giochi del MAME, poi magari qualcosina su console, però qualcosa su emulatori si farà sempre, se apprezzato. Le altre puntate si possono recuperare su YouTube, all'omonimo canale, chiaramente. Questo siamo all'ottavo episodio di Un'estate al MAME, mi pare, siamo già all'ottavo. Stiamo giocando a Shock Troopers Second Squad della Saurus, ma pubblicato da SNK nel 98. Questo cosa vuole fare? Poi un anno dopo sarebbe uscito su Neo Geo proprio, effettivamente. Questa a cui mi riferisco è l'uscita chiaramente arcade. Prendiamo il veicolo. Dai, non ci... Ok, ok. Sì, retro gaming in Italia, sì, ci sono gente molto brava che lo fa, però non so tantissimo, a dire la verità. Questo cos'è che faceva? Ah, fortissimo questo. Fa un barrage missilistico. You shall need before die. Oh. Questa era la capa della resistenza. Perché diciamo questi volevano soverchiare i politici. Perché non assaggiare qualcosa di tosto? Annientateli. Chi è il boss? Ah, la cannoniera. Se avete domande fate pure, chiaramente. Io sono ben contento. Mentre intanto schivo questi colpi. Porca miseria. Capisco questi rallentamenti, forse non è emulato eccellentemente, non lo so, io mi ricordo quando ci giocavo non avevo visto, non me lo ricordo, no, forse un po' c'era un minimo di calo. Allora, dopo Cuphead questo. Sto facendo DLC di Cuphead, c'è cioè un pattern simile su un boss. Ciaccato così.
È difficile tenere premuto per poter sparare nella stessa direzione e allo stesso tempo lei è più lenta, chiaramente. No, forse non è più lenta. Però è tosta. Aia, ha preso così. Ma quanto è lenta. Però vedo che dallo stream si vede abbastanza fluida, no? È lenta un pochino anche lì. Ok, quarta missione, andiamo oltre. Anche questa bella di Soundtrack, ma non mi ricordo come si chiama. Comunque la migliore è la prima, Worldwide Connection e Pale Killer, che è la canzone del primo boss e del quarto, quindi può darsi che la risentiamo adesso. Questa non mi dura mai niente, la Jeep. Questo lancia le retine. Comunque si spazia di genere. Adesso ieri abbiamo fatto un picchiaduro scorrimento, sto giro facciamo uno sparatutto dall'alto. E volevo portare un picchiaduro, ma come dicevo è sempre tosta. Oh, belli boomerang. Perché uno si incaglia magari al boss finale. I boss finali dei picchiaduro arcade sono veramente indecenti. Eccola, questa era la ragazza. E dal bonus niente. C'è chi dice che il secondo è molto più brutto. Non lo so. A me piacciono entrambi, però l'uno è vero che ha degli sprite veramente più belli. Qui hai detto che non conoscevo il 2, ok, che è questo, ok. Sì, l'uno è più apprezzato in generale perché ha 8 personaggi, puoi fare anche il team, nel senso che una persona sola ne può comandare 3 intercambiandolo col terzo bottone, col quarto bottone che è tipico, no, degli arcade del Neo Geo, del NES. E cosa volevo dire? Sì, questo perché vedi, c'ha sti sprite renderizzati, non so, io ho voluto fare questo perché mi ricordavo le musiche così. I personaggi comunque sono fighi, però l'uno sì, sicuramente, oltre come dicevo prima, c'ha anche delle route alternative. Mamma mia che rallentamento. Sembra molto bambinesco come stile. Ah, è vero che c'ha questi personaggi un po'... sì, che non sono proporzionati, hanno delle proporzioni cartoon, al di là invece degli artwork, dove sono in verità con proporzioni, diciamo, più regolari. Sì, infatti mi ricordo che l'uno aveva... non era così deforme, infatti bella osservazione. State facendo pentire di non aver portato l'1 anziché il 2, però ci sono affezionato anche comunque al 2. Ma lo vedremo state prossime. O magari no, magari come dico sempre, se qualcuno ha preferenze per modificare la scaletta, io sono sempre pronto. Domani avrei fatto Kadash volendo. Molto particolare, anche un GDR. No, devo salvare lei? No, non l'ho presa in tempo. Oh, sì?
Guardandolo, cosa mi fa pensare? Che abbiano cercato di avvicinarlo in molte cose ad un metaslag. È vero, perché appunto abbiamo anche la faccenda dei veicoli, no? Che è una meccanica tipica del metaslag. E anche sì, vabbè, lo stile di metaslag però non è proprio bambinesco, è sempre che è molto grottesco, no? Con questi soldati, con questi nasi arcigni, no? Molto quello stile un po' grottesco, nipponico, no? Un po' strano. Oh, missili, questi sono lentissimi. Comunque questi sprite pre-renderizzati, la Saurus, ne ha fatto uso anche appunto su Ragnagard, quello che dice Ragnar, come si chiama? Shinoken, mi pare che è il giapponese. Picchiaduro con gli dèi, con questi spriteoni renderizzati, che infatti non è che... cioè, mi piaceva, ma preferisco i sprite normali, appunto. Oh, bello, che veicolo era questo? Ah, il mech così, bellissimo. Si va su? Se carica cosa fa? Ah, fa i pugni, però conviene fare questo perché... Tu segui altri di... di retro gaming. Aspetta, adesso leggo il messaggio, che è bello lunghetto. Sono contento che per i due sapevo di stesse, non ancora visto. Quindi è una buona occasione di colmare una lacuna. Ah, ok, sono contento, mi fa piacerissimo. Ecco, siamo proprio al quartier generale della Daio. Well done. Will not set e non ho letto veloce. Oddio, questo che boss era? Sai che non mi ricordo. Tipo, penso l'ultima volta che ci ho giocato era... Non esistevano gli smartphone, sono sicuro, perché io c'avevo come sfondo uno di loro personaggi fotografato nel finale, poi, pensa che roba. C'avevo un Nokia vecchissimo. E torna Pale Killer, la soundtrack. Fortezza dove morire in tutti i sensi, sì. Ma mi pare che siamo verso la fine. Il calo di frame mi permette di... Oh, qua non ti becca, attenzione. No, no, invece sì. Eh sì, questo è come lo schivo. Un po' di creditini, ma dovremmo aver finito. Avrei speso 10 euro, toh. No, non lo so, forse un po' di più. Guarda che roba. Non mi fa fare battute sull'International Corp. Se... Guarda, perché non riesco a capire in diagonale qual è la hitbox, se dà priorità alla testa del personaggio, perché tanto se è possibile schivarla, come in alcuni sparatutto, ti fa vedere diciamo, il cuore dello sprite, qual è quello colpibile. Ah. Esatto, invece come dicevo, gli sprite questi grandi non sono renderizzati, sono fatti proprio alla vecchia maniera. Ah, The Final Mission, ok, perfetto. Distruggiamo l'ambiziosa... gli ambiziosi di Dio. Lo so. L'ho preso apposta, almeno qualcuno guarderà questa... questa stream.
No, se no c'è anche gli altri personaggi sono fighi. A me piaceva usare, come puoi vedere nelle illustrazioni laterali, quello coi capelli arancioni col teschio sulla maglia, fighissimo. Oh, che è successo? Oh, pareva che non sparava più. Ah, dici, può dare. Vabbè, questa è una scusa anche per vedere altri personaggi. Tanto io, dove vado? Boh, qua. Non so se è uguale. Easy cash, easy money, magari. Ma tanto io non lo faccio per il cash. Vorrei essere invitato nelle trasmissioni di retro gaming su Twitch. Questo è il mio sogno. No, adesso basta che sto a leggere troppo. No, beh, scrivete, adesso un attimo me l'ho distratto. Tanto facciamo il long play, è quasi finito. Qua i laser come si evitano? Bisogna distruggerli qua, ok. Prendiamo solo la M che ci serve, perché noi dobbiamo prendere solo le lettere che ci servono per prendere il bonus. Ma costruiva così tanto? Perfetto, il mio veicolo favorito. Non so perché. Siccome hanno lo scudo, devo usare le mani rotanti. Sì, il maglio rotante. Prendi questo maglio che ti porgo. Sì, Metal Slug ha un suo stile proprio particolare. Questo però è più bambinesco, come dicevate, no? Perché sembrano dei bambolotti, no? Anche lei con queste teste grosse, anche lei, no? Con questi occhi, no? Guardate da davanti, per dire. No, poi infatti non è male come stile. Infatti a me piacciono entrambi. Però, come avevo letto poco fa, perché giustamente io le ripasso le puntate. Cioè io ne so abbastanza, però alcune curiosità per essere al meglio me le ripasso. E leggevo proprio che non era piaciuto quanto il primo. Nanni la Furia, ok, ho letto che ti sei iscritto, grazie mille. Anche a Giovanni, che tanto lo vedo tra poco, vanno un po' allo streaming. Perché non ho messo le notifiche, cioè, mi appare lì nella schermata chi si iscrive, ma non mi appare la notifica su schermo. Anche perché io vedo solo dalla parte rossa in poi, e la chat la vedo con un mio streaming a mia volta sul cellulare. No, qua non c'è la... perché forse sei entrato dopo, adesso lo rispiego. Qua non c'è la trottola, la rotolata. Col secondo tasto lei lancia la granata, però con il terzo tasto, che è usato, fa questo saltino qui. Però, siccome è sopra, mi sta scomodo, ma non penso che sia utile per schivare, o sì. Cioè, non è proprio... Cavolo, sull'uno, se ti ricordi... facevano ste schivate bestiali che la gente ci faceva gli speedrun. Io ho visto uno che fa lo speedrun tipo no hit, tutto così, tutto con le capriole così, schippavi dei bei pezzi. Dovrebbe schivare, no, sì sicuramente, ma preferisco, perché va verso l'alto, però non... Il fatto che è poca l'invulnerabilità rispetto a quella dell'uno, cioè risalta ma subito viene colpito, però magari sì. Esatto, se tu poi li sgozzavi nell'uno, appunto, prendevi quelle gemme blu, che qua non ci sono, qua se li colpisci non succede niente da vicino. Ma a me quanto sono piccoli sti proiettili. Quelli sono i kamikaze. Niente, provato. Dove devo andare? Ah, qua.
Bella anche questa. Mamma mia, tipo vedi qua renderizzato, non è tanto bello sinceramente. Sì, si doveva spegnere sotto la scienza di Dio, di Dio. You are destined to destruction. Ah, poi questo era doppiato, ecco, che era a differenza di altri giochi precedenti. Nakatomi, wait, explain this. Magari Jotaro avrebbe già risolto. Noi stiamo andando in un silo, chiaramente, classico. Quale miglior modo, no, per soggiogare i governi mondiali? Si sta scaricando il telefono, ma reggerà per questa ultima sezione. Ah, eccolo, il classico, no? Lui mi ricorda un po' Liquid Snake, però antecedente. No, forse sai che sono usciti lo stesso anno, paradossalmente? Il colpo d'età, come out, your rats have caused enough trouble. Con la arma definitiva delle mie mani. Il mondo non aveva mai pietà, hai rovinato i miei... sì, parli troppo veloce. Gran finale, she'll take the world with me. Perish. Muori. Crick. Ah, qua non... Crick cos'era? Lui che non funziona la pistola, ha fatto cilecca. Mettiamo un po' di creditini. Ok, sulla sfiducia, perché potrei morire. Posso già muovermi? No. Ah, cos'è il generatore finale globale? Sì, oh. Non ci vuole, arriva. Ok. Ah, sì, adesso me lo ricordo questo. Viene a stare di qua, vediamo. Ready boys. In stile Bayonetta. Usiamo la vera. Sì, comunque vedi, pare che è abbastanza invulnerabile quando è in aria. Perché, però se no... Tu pensa, da fiolo non la usavo mai. Cioè, se non per entrare nei... Perché comunque è più scomodo, perché il tasto secondario è... È la granata. Però vedi, è molto meno vulnerabile, no? Giusto per testarla un po'. Pare più uno sparatutto a navicelle che con persone, perché con questo pattern assurdo. Dai, non sono rimasti tanti. Poi lei che c'ha la granata incendiaria che permane ogni giro. Cavoli, ma lì dove passavo? Devo saltare. No, stavo per fare il salto. Dai, non dovrebbe mancargli molto. Poi c'è rimasto solo lui. Madonna, questo rallentamento. Eppure con le BIOS del Neo Geo non c'era mai stato problema. Forse era così anche una volta, non lo so. Dovrei vedere com'è quello vero.
Ma che roba sti satelliti, ma come fai? Vedi, anche se salti è un casino. Vabbè che molti giochi erano per far pagare gettoni. Ci sto capendo niente, un attimo che sto caldo, ok. Ok, ci siamo. Questo è l'ultimo box pieno di... Ecco. L'ultima scatolone che spara. No, poi ci sono un sacco di questi qui. Non li vedo neanche. Non capisco se gli sta facendo danno. Sì, un po' sì. Io quelli verdi, ti giuro, non li... Dai, dai, ci siamo. Gli ultimi 4 crediti li facciamo fruttare. Oh, ma tanto quanta vita c'ha sta bestia? Oh. Anche sta cosa che rotea dietro. Cioè, dipende, il rendering in certe occasioni non è così bello come lo studio di prima. Una bella sculacciata per te, dice la nostra Angel. E adesso finito, com'è? Vabbè, già in 72 ore è stato sedato da questi shock trooper della seconda squadra. Poi non è chiaro come sia collegato con l'uno, avevo letto. Infatti sì, sono due ambientazioni, secondo me sono semplicemente due ambientazioni diverse. Ecco, io c'avevo questo come sfondo del cellulare, l'avevo salvato col telefono di quella volta. GG, grazie. Vabbè, pure la musica cantata, neanche mi ricordavo. E questo era Shock Trooper Second Squad Saurus, pubblicato però da SNK 98, sprite pre-renderizzati e basta. Aggiunta di veicoli. Eh sì, ma infatti sono molto diversi. Mi scosta parecchio. Però dici, come sarebbero stati questi personaggi con i sprite dell'uno? Magari sempre belli. Per completezza lascio scorrere tutto in modo che sia proprio un long play, così uno vede tutto. Controllo delle cose. Eccolo, World Wide Wave sarà tipo un altro modo di... non nickname, diciamo, di chi ha fatto le musiche. Che l'ho detto prima, già mi sono scordato che ha fatto appunto queste musiche qua. Ecco, c'ho proprio questa scena qua. Mi fa scrivere il nome. No More War, magari. No more blood and no more tears. Vabbè, così finito.
Ah, c'è pure il punteggio. Private, ma proprio scarso. Ecco, metto pausa prima che parte una demo. E questo era. Esatto, poi farì. No more pretender shock troopers, esatto. Sarebbe bene, infatti non hanno fatto tipo un terzo, ma magari, che ne sai, adesso c'è una bella marca, una bella software house che si chiama Dotemu, che sta rifacendo dei giochi vecchi bellissimi. Tra l'altro una riedizione di questo l'hanno fatta loro, non mi ricordo quale. Però loro, forse quella per Wii, non lo so, però sempre uguale, non è che cambi niente. Avevo letto sulla Wikia. E se rifanno un Shock Trooper 3 sarebbe molto figo. Poi con i disegni di adesso, come fosse tipo Street of Rage 4 o quello delle Turtles che è uscito adesso, sarebbe molto figo. E niente, questo era Shock Troopers. Si conclude così anche questa volta un'estate al Mame. Grazie a chi c'è stato, anzi, a chi ci sarà. Se volete recuperare, è sempre Monpezuma su YouTube per vederli in differita. Adesso lo carico. E vado al mare, giustamente. Se sì, a un certo punto Full 3D sarebbe andata meglio, non lo so, eh. Non lo so. Ok, alla prossima allora. Boh. Devo st distaccare. Ci vediamo alla prossima. Domani pomeriggio, verso sempre quest'ora. Prossimo episodio. Se c'è qualche gioco che volete vedere in particolare, scrivete su YouTube o qui. E ci vediamo domani. Boh.